Ciao, sono Luca e in questo video vedremo quanta massa muscolare puoi aumentare e in quanto tempo nel corso degli anni. Ovviamente il tutto, come sempre, deve essere poi declinato in base un po' alle tue caratteristiche in termini di genetica e anche stile di vita e quant'altro. La buona notizia è che dal giorno 1, se parti da zero, puoi avere ottimi risultati in un contesto in cui ti alleni al meglio, ascoltandoti, perché ovviamente il corpo riceve uno stimolo al quale non è abituato, quindi ovviamente risponde con una buona efficacia, quindi dal giorno 1 puoi vedere ottimi risultati. E ovviamente poi il rovescio della medaglia, che dal giorno invece 100, il tutto, anche 1000, via. Dal giorno 1000 il tutto poi comincia anche prima a rallentare e più ti avvicini al tuo limite genetico, più il tutto rallenta in termini di risultati, ovviamente. Quindi subito ottimi risultati perché il corpo si adatta, uno shock nuovo, dopodiché il tutto rallenta perché ovviamente comunque dal nostro punto di vista, wow che bello si mette massa muscolare, dal punto di vista del corpo è sempre comunque un aumento del dispendio energetico che per il corpo è sempre comunque un rischio, perché è molto interessante notare sempre che il corpo funziona ancora come diciamo centinaia di migliaia di anni fa, quindi fondamentalmente ragiona sempre, funziona sempre in termini di sopravvivenza. Quindi un qualsiasi grammo o un chilo in più di massa muscolare vuol dire sempre ovviamente più un metabolismo più veloce, che in realtà per noi è meglio, in realtà per lui vuol dire meglio sì, però anche un maggior dispendio calorico, quindi per farla breve comunque è sempre un rischio in più, perché se arriva la famosa benedetta carestia, che grazie a Dio almeno per noi del mondo occidentale non arriverà mai, fondamentalmente dopo sei a rischio di morte e quant'altro, quindi fondamentalmente è sempre un discorso di sopravvivenza, non tanto di sfortuna o altro. Se si potesse comunicare con il corpo sarebbe molto interessante e fargli capire che siamo nel 2019, quindi in realtà non, se io ho fame faccio 5 metri, vado in cucina e mangio, non ho problemi, saremo tutti quanti potenzialmente Ronnie Coleman, perché ovviamente potremmo avere una mega massa muscolare, tanto alla fine posso sostenerla con un'ottima alimentazione, non ho problemi, sarebbe molto interessante. Quindi, come vedi da questo grafico, fondamentalmente quando parto da zero il tutto è abbastanza veloce, poi il tutto come sempre dipende da molte variabili, come visto anche se sei un ectomorfo o tendi verso il discorso ectomorfo farai più fatica, e se sei un mesomorfo farai meno fatica e quant'altro. Però da subito puoi vedere ottimi risultati, ovviamente fondamentale dal giorno 1 condividere paradigma autoconsapevolezza, ascoltarsi, non perdere tempo magari a fare cose troppo tecniche, ma più che altro sentire un po' come rispondono i muscoli, perché dal giorno 1, se ti ascolti al meglio, sentirai che alcuni muscoli rispondono meglio e altri meno bene, e dopo da lì piano piano perfezioni la scheda, come spiegato poi nel video sulla guida, dove per la che ti consiglio, e perché dal giorno 1, se compili quella tabella lì che appunto mostro in questo video, puoi veramente avere tante informazioni utili per ogni muscolo e quindi sapere effettivamente come allenarti al meglio per ogni gruppo muscolare, quante serie, ripetizioni, esercizi e carichi utilizzare proprio per ottimizzare l'allenamento, renderlo molto più divertente, efficace e sicuro anche a casa. Quindi i numeri che hai visto prima nella tabella per il discorso aumento massa sono un po' indicativi, sono abbastanza precisi, poi dipendono come sempre, però per l'appunto è un discorso interessante. Quindi fondamentalmente se sei all'inizio buon per te, ovviamente vedrai migliori risultati, se sei già un po' più avanzato devi accettare quello che arriva e come sempre poi il tutto deve inserirsi in un contesto dove quello che fai ti piace, quindi non che te lo fai piacere, ma che dal giorno 1 ti piace in termini di sensazioni, per questo parlo sempre di ascoltarsi, perché se lo fai solo per l'obiettivo finale non ne vale la pena, come tutte le cose della vita. Perché se anche arrivi all'obiettivo il tutto non è sostenibile, non è divertente, non ti piace, non impari ad ascoltarti, dopodiché magari smetti, quindi torni al punto di partenza, perdi la massa muscolare, come sempre deve prevalere il piacere delle sensazioni, del pompaggio. Se io mentre mi alleno sento un ottimo pompaggio, è quello il mio piacere, il resto passa secondo piano. Perché se mi baso solo sul discorso risultati non posso andare in là più di tanto, perché ovviamente per l'appunto più mi avvicino, già dopo 4 anni come hai visto mi raggiungo già quasi il limite genetico, quindi ovviamente dopo diventa veramente non vedere mai cambiamenti, quindi deve prevalere il piacere delle sensazioni. Un po' come banalmente giocare a calcetto con gli amici, non vincerai mai il campionato, però ti diverti e quello vale, in questo caso è anche un risultato estetico, non solo di divertimento. Ti rimando quindi al video sulla guida, molto importante, già che ci sei anche il video sul test per appunto migliorare sempre più la connessione mente-muscolo, paradigma autoconsapevolezza, la chiavi di volta è sempre lì, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.